Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono al Pila Bike Park. Oggi è un bellissimo giorno, sia perché c'è il sole, sia perché userò una bici completamente nuova. Ecco la mia nuova bici di enduro, la Intense Tracer. È una bici completamente nuova, 29 davanti, 27 e mezzo dietro, 170 di escursione. Non vedo l'ora di provarla perché avere una bici nuova è sempre qualcosa di bello. Quindi facciamo partire questo New Bike Day e vi racconto un po' come si comporta sui trail. Andiamo! Ok ragazzi, guardate quanto è bella, è nuova nuova di pacca, mai fatto una discesa, semplicemente tagliato il manubrio, messo le mie manopole, altezza sella, gonfiato le gomme e siamo pronti a partire. Prima discesa in assoluto, infatti ci sono ancora da rodare i dischi, ma sono troppo curioso di vedere come va. Andiamo! Up! Up! Sempre un po' di polvere qua, in quel di fila, non piove da chissà quando. E i freni di rodare si fanno sentire. Wow, è super scattante la bici. Wow, è super super scattante, molto più sveglia, se si può dire, della mia vecchia carbine. E dai, andiamo ancora avanti e vi racconto. Wow, è staccata bellissima. Andare nel rotto. Nel rotto è davvero molto molto stabile, sembra avere la mia bici di discesa. Prendiamo la variante steel, visto che a sinistra c'è un rider un po' più lento. Questa è una variante bellissima del Pila Bike Park. Se non siete mai stati, qua vi consiglio di venire e di provarla. Drop. Quanto salta! Super reattiva! Wow, che uscita di curva! Piccolo fondo corsa lì in frenata. Facendo la pista di discesa perché sembra avere una piccola bici di discesa super reattiva. Mamma mia. Che figata, in tutte le piccole buche in frenata e anche quelle un po' più medie, la bici è super super stabile.
sarà anche la mo molla, non lo so, però super stabile, tipo la bici a discesa. Wow! Altro giro, altra pista, siamo sulla 2, come saprete una delle mie piste preferite qua al Pila Bike Park, c'ha delle curve fighissime e proviamo anche il mezzo qua. Di sicuro una diversità, una differenza dalla Carbine è che la bici è più stabile, ti senti un po' più sicuro anche quando diventa molto rotta, la bici si scompone molto meno e quando carichi in curva anche è bella precisa, bella stabile, forse anche grazie alle ruote un po' più piccole dietro, si curva molto molto bene. Adesso vediamo sui salti come si comporta. È velocissima. Wow, schizza in aria in un attimo, questi 170 di escursione non si fanno sentire, morbidissimi. Ok, nuovo giorno, nuovo sentiero da provare con questa nuova Tracer. Ho scelto l'XS perché è di sicuro uno dei sentieri che mette più alla prova le bici, anche una bici da enduro, soprattutto piena di pietre radici, come sapete. Yeah! Ho girato tutto oggi con questa bici, l'ho un po' settata ancora meglio e mi sto trovando davvero bene. Con queste pietraie, rispetto alla Carbine, prende tantissima velocità perché dietro ha un sacco di corsa e riesce a gestirtela molto molto bene. Ok, ora c'è il ripidone famoso. È bello perché è super stabile, è sempre un enduro con una monopiazza davanti, però dietro è molto stabile e si va giù molto bene. Scusate, non parlo qua perché è pieno di pietre. Direi passata molto molto bene. Ora c'è il saltone in uscita. Wow! Override marchiato radio DJ, tanta roba.
entriamo su un altro freeride. Direi che la bici sta andando da paura. Allora ragazzi, veniamo un po' alle conclusioni di questo video. Saranno conclusioni brevi perché direi che, da come si è visto nel video, la bici va molto molto bene. È una mini DH, davvero. Va fortissimo. L'escursione maggiorata a 170 di sicuro dà una mano nel rotto, come vi ho spiegato, come ho potuto constatare nel tratto XS Cup, che è uno dei più rotti che abbiamo qua a Pila ed è molto molto impegnativo, ma la Belva qua si è comportata a dovere. Mi ha davvero impressionato la sua stabilità, la tanta escursione che ha assomiglia tanto a una bici di discesa, però sono anche andato fino in cima al Qui Su 1 pedalando, quindi direi che è anche abbastanza pedalabile. L'unica cosa forse un po' negativa quando sono andato a pedalare era il peso, però questo è il montaggio base, potete quindi poi modificarla a vostro piacimento. E a proposito di questo, state sintonizzati al canale perché arriveranno altri due video sempre su di lei con degli upgrade, quindi stay tuned e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!